Adesso Marco Cuzzi sulla sconfitta dell'altra Europa e i diversi destini dei collaborazionisti. Chiediamo anche lui di rimanere come tutti i relatori nei 30 e se sono 25 ancora meglio. Prego. Grazie. Grazie. Il tema è un tema ovviamente molto ampio, molto articolato, collaborazionismo che potremmo definire un po' il comitato di pietra dell'Europa, ricorda un po' quegli parenti di cui ci si vergogna, vengono invitati nelle cene importanti proprio perché rappresentano in qualche modo una situazione imbarazzante, un ricordo imbarazzante, difficile da accettare. La storiografia l'ha affrontato a lungo in modo, devo dire, per molto tempo con un metodo molto legato alla realtà contingente del paese, collaborazionismo nazionale e legato anche al periodo storico specifico del 39-45, almeno negli anni che vanno da una delle primissime opere sul tema, che è la di Roberta Ong, che peraltro è molto contestato perché comincia a distinguere, anzi inizia proprio distinguendo tra il ruolo di Pétain, chiaramente si riferisce al caso francese, e quello dei collaborazionisti ideologici, assolvendo il primo e concentrandosi sul secondo, fino poi ai lavori più degli anni 60, degli anni 70, abbiamo assistito a questa duplice limitazione dello studio del collaborazionismo nazionale e limitato appunto al periodo cronologico della Seconda Guerra Mondiale. In realtà proprio l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, insieme alla Fondazione Micheletti, un quarto di secolo fa, 25 anni fa, 24 anni fa, a Brescia aveva organizzato un importante convegno internazionale che per la prima volta, qua cito Brunello Mantelli che era uno dei curatori e Enzo Collotti che fa l'introduzione agli atti, affronta il tema da un punto di vista globale. Collaborazionismo come fenomeno europeo e non più come fenomeno nazionale. Collaborazionismo che imponeva un'apertura dello spettro, diciamo, storiografico all'indietro, verso gli anni 30, gli anni cioè della diffusione del fascismo in Europa, sia come fenomeno imitativo che come dottrina seducente alcuni settori della classe politica non fascista, eventualmente conservatrice d'Europa. E poi quindi la crisi delle democrazie alla base anche di questo fenomeno, e lo dimostrano poi le scelte che queste stesse classi dirigenti in parte faranno al momento dell'occupazione nazista. Di nuovo il caso di Pétain, ma potremmo citare altri casi che vedono appunto la presenza di forti di esponenti di questa area al fianco del sistema di occupazione, e una proiezione anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Qui sta diciamo un'intuizione importante del 91 fatta da Mantelli e anche da Collotti, legando tutto sia al periodo della Guerra Fredda che soprattutto al fatto che come un fenomeno carsico il collaborazionismo riemerge negli anni appunto successivi alla Guerra Fredda, in particolar modo nell'Europa dell'Est. Potremmo aggiungere però che con la crisi economica del 2008 abbiamo assistito anche in diverse realtà dell'Europa occidentale a un rifiorire di come dire, miti o di icone legate a quel periodo. Recentissimamente Le Pen padre è di nuovo uscito, la sua disgrazia, dopo è stato esautorato diciamo dalla figlia, con la l'ennesima apologia del maresciallo. Dunque, quindi un fenomeno che cercherò di affrontare dal punto di vista globale, però parlando non del collaborazionismo che meriterebbe probabilmente un convegno a sé stante, e anzi faccio appello ai colleghi lì per ragionare su un'ipotesi dopo 25 anni, magari un'ipotesi di nuovo appuntamento su questo tema, ma cercherò di affrontare ovviamente quello che mi è stato appunto indicato, e cioè la fine del collaborazionismo. Quali destini i collaborazionisti europei hanno? Parlo di collaborazionismo.
collaborazionisti. Io non sono un grande sostenitore personalmente di questa divisione, che alcune volte mi risulta un po' speciosa, tra collaboration d'état con i francesi e collaborazionismo, perché poi, anche se diversi sono gli approcci, ovviamente diverse le culture, in sostanza l'adesione al nuovo ordine europeo, vuoi per opportunismo, vuoi per scelta politica, è un'adesione che alla fine è comune, condivisa, anche se, come sappiamo, il regime d'occupazione tedesco, ma anche italiano, non dimentichiamoci che esiste un collaborazionismo anche filo italiano, investirà durante la guerra molto di più su quelle componenti conservatrici piuttosto che sulle componenti estremiste e, diciamo, meno controllabili ma anche meno efficienti. Insomma, tra sempre legando nel caso francese, tra un Doriot e un Pétain o un Laval, meglio questi ultimi due, tra un Déa o un Darnand e un Herriot, meglio questi ultimi due. In qualche modo abbiamo comunque una realtà comune, anche se con diverse e tante divisioni che non si possono fare ora. La prima primo dei destini, o meglio la prima delle scelte dei Quisling, dei collaborazionisti europei, è la trattativa. È una trattativa che Yves Durand, che è uno dei studiosi, uno dei pochi studiosi allo stato attuale del collaborazionismo, abbiamo anche Gustavo Corni qui in Italia, del collaborazionismo come appunto come fenomeno globale, sostiene che si tratta di una stupefacente mancanza di senso della realtà. Ed è in parte assolutamente condivisibile questa affermazione. Ci sono molti casi, Pétain manda degli emissari nel luglio del 44 a De Gaulle cercando di chiudere un accordo, affermando i francesi non dovranno combattere l'uno contro l'altro, lui che è uno di quelli che comunque ha favorito la guerra civile francese con la nascita della milizia. E poi abbiamo, e chiaramente questi emissari non vengono accolti, Laval addirittura ripescano l'ospedale psichiatrico Edouard Herriot, che era il presidente dell'Assemblea Nazionale nel 40, tentando di ricostituire un governo più o meno unitario con alcune forze della resistenza, fallisce. Addirittura Darnand, che è assolutamente impresentabile, essendo il capo, il Pavolini francese, il capo dell'equivalente delle Brigate Nere, che tenta anche lui con la sua milizia di fare un accordo, tutti falliti. Fallisce anche il tentativo del nostro collaborazionismo di trattare, cioè per intenderci i tentativi della cosiddetta operazione Ponte di Edmondo Cione, Manuta, Carlo Silvestri, quindi questo partito alternativo a Salò, che doveva in qualche modo aprire un canale di confronto con anche qui alcune forze della resistenza. E infine, sempre in Italia, è lo stesso incontro tra Mussolini, Graziani, il CLN da Schuster, che in qualche modo rappresenta una delle trattative. Anche Nedić in Serbia prova addirittura, prendendo una cantonata, a collegarsi con Draža Mihajlović, ormai leader di una resistenza più che screditata e ormai ampiamente collaborazionista. Dunque, che cosa unisce questi tentativi? La volontà di proporre alle resistenze, ovviamente non si parla di quella comunista, ma delle resistenze più nazionali, una cessione dei poteri. Qui il CLN risponde molto bene, devo dire, nell'incontro da Schuster a Mussolini e Graziani: voi non potete cedere quello che non avete più. Quindi su questa base finisce questa prima opzione. La seconda opzione, ovviamente, è quella delle punizioni. Si tenga conto che da questo punto di vista i governi in esilio, ma anche i rappresentanti principali degli alleati, Churchill e Roosevelt, sin dal 40-41 lanciano tutta una serie di evidenti segnali di giustizia nei confronti dei collaboratori. E questo vale per praticamente tutti i governi. Non sto adesso a elencare gli interventi dei vari esponenti, ma vorrei, chiaramente lo rimando poi alla parte scritta, ricordare che nella dichiarazione di Palazzo St. James del 12 gennaio 42 i rappresentanti di 9 governi in esilio a Londra individuano nei collaborazionisti uno dei principali imputati sul futuro tavolo della giustizia. A questo punto inizia la fase, delle punizioni extralegali.
Inizia chiaramente con la prima, il primo teatro, che è quello francese. Qui abbiamo dei diversi interessanti casi anche di ammonimenti molto minacciosi da parte della Resistenza. Lo stesso accade anche in Cecoslovacchia. In Francia vengono recapitati gli ufficiali della milizia e i loro parenti delle piccole bare di legno per ricordargli quello che gli aspetta durante la aspetterà durante la liberazione. Per quanto riguarda l'atteggiamento che hanno le varie resistenze nei confronti dei collaborazionisti, è interessante quello che scrive Lübbel. Per quanto fortemente le popolazioni d'Europa odiassero all'indomani della guerra i tedeschi, odiavano ancora di più i concittadini che avevano collaborato con loro. I tedeschi almeno avevano la scusa che erano parte di una cultura estranea, una potenza straniera. I collaborazionisti invece erano traditori dei propri paesi, e questo, nel clima intensamente patriottico che permeò l'Europa alla fine della guerra, era un peccato imperdonabile. Abbiamo poca letteratura e, devo dire, studi molto complessi, diciamo non particolarmente obiettivi per quanto riguarda i casi dell'Europa orientale. Qua abbiamo un doppio problema storiografico, abbiamo una lunga dominazione sovietico-comunista che ha in qualche modo plasmato, piegato la storia e gli avvenimenti di quegli anni, soprattutto cercando di celare, dopo la prima fase delle purghe, la storia stessa del collaborazionismo in Ungheria, in Romania, considerandoli, in Polonia ce n'è stato poco, in Slovacchia in particolar modo, considerando fenomeni risolti già nel 45-46, e poi una storiografia post guerra fredda che ha portato a situazioni abbastanza, devo dire, anche impressionanti e inquietanti, dove in certi casi, mi riferisco in particolar modo alla storiografia baltica o una parte di essa, a una parte della storiografia ungherese e anche a una parte di storiografia serbo-croato-slovena, ha una trasformazione di gran parte dei collaborazionisti di ieri in patrioti, in veri patrioti, sinceri, combattenti, una causa di libertà che era tutta proiettata però verso l'Unione Sovietica e che non prendeva in considerazione l'elemento tedesco e nazista, se non come un incidente di percorso rispetto alla storica lotta contro la Russia. Nonostante ciò possiamo dire che ci sono diversi casi di punizioni ad est, casi abbastanza anche drammatici. Le croci frecciate, ad esempio, vengono catturate in buona parte, un migliaio di uomini, dopo la caduta di Budapest, e vengono obbligati a riesumare i cadaveri degli ebrei uccisi qualche mese prima, mentre la popolazione li lapida. Oppure abbiamo i 2500 fucilati, secondo i dati degli alleati in Bulgaria, nel giro di meno di un mese. Ci sono i 50-60 mila uccisi tra croati, sloveni, serbi, a Bleiburg, e poi circa altri 10 mila a Kočevje. Va detto che però a est assistiamo a qualcosa di leggermente molto diverso rispetto a quello che accade tendenzialmente in Occidente, cioè un allargamento del bacino d'utenza, mi verrebbe da dire. Non ci sono solo i collaborazionisti. All'interno di questo bacino, è stato anche citato nella prima relazione, di giorni fa da Marcello Flores, si cominciano a inserire anche i cosiddetti nemici del popolo, coloro cioè che appartenevano a resistenza, alla stessa resistenza ma non comunista, oppure che avevano assunto posizioni anche di rilievo in regimi precedenti ma che non avevano avuto ruoli particolari, con la duplice, diciamo, duplice tentativo di ingegneria sociale e di ingegneria etnica che viene applicata in alcuni casi, per cui l'etnia collegata a una nazione dell'asse è immediatamente espulsa, i 12 milioni di tedeschi, le vicende citate già delle foibe, ma soprattutto dell'esodo per quanto riguarda il confine orientale italiano, e poi i slovacchi, gli ungheresi, è una massa di espulsi, ma anche ci sono, e i numeri sono ancora non chiari, migliaia e migliaia di morti che non appartengono alla collaborazione, non in modo diretto. In Francia e nell'Occidente le cose sono più chiare. Le punizioni, vado subito direttamente sui numeri, sono anticipate da alcune dichiarazioni abbastanza, diciamo, abbastanza perentorie. È giunta l'ora di sterminare gli assassini della milizia, sui quali il nemico fa conto per impedire che la Francia possa liberarsi, dice Radio Londra, chiaramente l'emittente Radio Londra nella sua versione francese.
ci sono testimonianze anche di collaborazionisti che vanno presi con cautela e che parlano chiaramente di intense fucilazioni che poi vengono di fatto riassunte dal ministro, conteggiate dal ministro della giustizia francese con un numero secondo me piuttosto basso. Complessivamente tra l'agosto e il settembre del 1944 2000, in realtà siamo già 15.000 secondo altri dati e ricerche più recenti. Abbiamo già citato ieri da Gabriella Gribaudi anche il tema delle rapature, cioè la punizione delle cosiddette collaboratrici orizzontali, sono circa 20.000, insomma, è la cosiddetta Belle qui a Cuchet avec le roi de Prusse, secondo la canzone di Brasson. Fenomeno che accadrà anche in Italia, che accadrà anche in altri paesi dell'Europa, anche settentrionale. La Grecia è un caso a sé stante, tenendo conto che qui il collaborazionismo si sovrappone alla guerra civile, alla seconda guerra civile, con un riutilizzo, e lì poi arriverò a quest'altra parte, degli stessi ex Quisling come strumento in mano agli inglesi per eliminare o comunque arginare le Amelas e i comunisti. La giustizia legale, durante questa fase potremmo aggiungere anche il dato italiano. Io cito Guido Krains che parla di circa 9.400 morti, è una citazione però che viene contestata da Hans Voller che parla di 12-14.000 morti nella fase che va dall'aprile sostanzialmente al settembre-ottobre del 45. Al di là di però dei numeri che sono comuni ai numeri importanti e che riguardano, si va di bene, anche situazioni apparentemente meno coinvolte da un punto di vista numerico come la Danimarca, in realtà anche lì noi abbiamo l'intervento famoso del primo ministro danese Bull che nel maggio del 45 dice basta con le punizioni selvagge, altrimenti faccio intervenire le forze di polizia e anche il punitore diventerà un punibile. Però ecco, c'è un chiaro un ripristino della legalità e quindi assistiamo a tutta una serie di processi che riguardano varie realtà collaborazioniste sparse diciamo in tutta Europa e sono fascicoli con dei luci, il numero dei fascicoli che si apre è davvero impressionante, si tenga conto alcune cifre importanti perché si capisce anche la dimensione del problema, che è un problema che non riguarda soltanto i semplici militanti ma anche un'area appunto di, chiamiamola collaborazione d'Italia in vari paesi che lambisce anche il settore economico. Il collaborazionismo economico è uno dei problemi gravissimi anche dal punto di vista storiografico perché è stato affrontato poche volte, non è stato affrontato forse nella sua complessità, cito anche in questo caso Enzo Collotti. I numeri, dicevo, sono 350.000 fascicoli in Francia per collaborazionismo, 634.000 addirittura in Belgio, 120.000 in Olanda, o 90.000 in Norvegia, 500.000 in Austria, beh, questo si può capire, diciamo. E, i processi vengono diciamo immediatamente costituiti, aperti nei paesi che quasi subito creano le condizioni per un sistema legale efficiente, Olanda, Danimarca, Norvegia, meno in Belgio, che peraltro ha un fronte mobile fino a gennaio del 45, e in Francia. Anche l'Italia con le corti straordinarie d'assise vive una fase di difficoltà nel passaggio tra il potere extralegale e il potere legale. Per quanto riguarda le difese del collaborazionismo, come vedete cerco di fare anche il quadro un po' generale, cercando di trovare gli elementi che lo accomunino, possiamo dire che le difese principali, cioè le linee difensive dei collaborazionisti, dei collaboratori, sono sostanzialmente queste. In primo luogo abbiamo scelto il male minore. In quel momento il male minore era rappresentato dalle autorità dell'asse, ciò non vuol dire che ne abbiamo sposato il disegno ideologico, l'alternativa era il rischio di vedere il nostro paese soccombere sotto la minaccia comunista. Seconda linea difensiva che comprende anche il collaborazionismo economico, quella che gli storici angloamericani definiscono la Shield and Sword Theory, quindi la teoria dello scudo e della spada. Questa è una teoria che viene sollevata da Nevich, da Quisling, da Mussert, che aggiunge anche olandese il fatto che lui abbia difeso l'olandesità dell'Indonesia
intervenendo sui tedeschi per fare in modo che intercedessero sui giapponesi, e poi ancora altri personaggi minori, tutti sostengono la tesi che hanno fatto un lavoro di squadra con una parte della resistenza. Loro erano lo scudo, difendendo in qualche modo gli interessi nazionali rispetto alle misure draconiane previste dai tedeschi, e la spada sarebbe stata rappresentata di volta in volta da De Gaulle, da Mihailovic o anche in generale dai governi in esilio e dagli altri. Queste due teorie non passano, anche gli collaboratori economici tenteranno questo esperimento di difendersi dicendo abbiamo difeso le entità produttive, se avessimo bloccato la produzione i tedeschi avrebbero deportato i lavoratori in Germania e avrebbero di fatto gettato il paese in un caos economico-finanziario. Nelle prime fasi, diciamo, dei giudizi queste teorie non vengono accettate. Le punizioni, in questo senso, o meglio la giustizia, è applicata in modo piuttosto vasto, ma non così vasto come si possa pensare. Ricordate i numeri che ho detto prima, adesso si può parlare di 45.000 condanne oltre i 3 anni in Francia, 96.000 in Olanda. Gli olandesi sono molto, molto, da bravi calvinisti, sono piuttosto energici, almeno in questa fase, 48.000 in Belgio, 3.600 in Danimarca, 5.928 in Italia, sono condanne superiori ai 3 anni. Abbiamo anche, condanne a morte. Dunque, le condanne a morte già rappresentano un passaggio successivo rispetto a questo. Dopo le punizioni, più o meno diciamo un selvaggio extralegale, molto vasto in certi paesi, e dopo le condanne a una certa serie di pene detentive, ecco che abbiamo le condanne a morte. 30 condanne a morte in Norvegia, delle quali però 25 eseguite, quindi questo vuol dire l'83%, percentuale molto alta. In Austria 53 condanne a morte, delle quali 30 eseguite, quindi il 53, ma qui si tratta degli alleati, non di un governo austriaco che non c'è. E poi abbiamo altri dati: in Danimarca il 41% delle condanne viene eseguito, in Olanda il 28,6%, vado proprio in ordine decrescente, in Italia il 16,3%, sono 91 secondo alcuni dati presi dalle relazioni pervenute nel 52 De Gasperi, però sono dati che vengono contestati da altri storici, Voller di nuovo, che parla solo di 60 condanne, e poi in Francia l'11,3%, il Belgio 5,8%. Da notare questa discrasia tra i condannati a pene detentive pesanti o addirittura all'esecuzione capitale rispetto al numero dei fascicoli, che vi ricordate era elevatissimo, oltre i 600.000. È chiaro che dentro il numero dei condannati a morte non ci sono soltanto collaborazionisti veri e propri, chiaramente i leader, ma anche esponenti, personaggi che erano a metà tra il collaborazionista e il criminale comune. All'estero la situazione è molto più vasta. I cecoslovacchi sono brutali, 723 condanne a morte, 686 eseguite. Tra l'altro in Cecoslovacchia i tribunali condannavano a morte, dopo 3 ore la sentenza veniva eseguita, quindi non si perdeva tempo. Perché ci sono questi cambiamenti? Perché ci sono questi cambiamenti? Perché si introduce il tema della riconciliazione nazionale. Immediatamente la situazione post-bellica, la transizione, porta a un nuovo equilibrio mondiale che non permette un mantenimento dello stato di tensione, di guerra civile, come viene detto per esempio dal ministro degli interni belga. Dice: non possiamo proseguire una guerra civile, dobbiamo ricostruire il paese. E quindi si introducono, per questi motivi e forse anche già per un clima di guerra fredda che si sta instaurando, quindi evitare in tutti i modi, questo è l'obiettivo, di dare troppo peso alle istanze delle forze della sinistra che insistono sulle punizioni, insistono sulla giustizia, uno spazio, e allora arriviamo alle amnistie. Le amnistie sono molto, molto interessanti dal punto di vista anche delle date. In Italia siamo il primo paese con la celebre amnistia Togliatti, che non sto qua a citare, la Berlio particolarmente, la Gentile Ferrate, un gioco molto, molto cinico e complesso.
Italia 46, Austria 48, Belgio 50, Olanda 57, praticamente alla fine degli anni 50 quasi tutti i collaborazionisti che sono stati per varie ragioni incarcerati, o gli è stato privato una serie di diritti civili, la famosa degradazione nazionale che viene fatta in Francia, e raggiungono uno stato di libertà. Ora, il tema della amnistia, della riconciliazione nazionale, mi permette di riallacciarmi a quello che ha appena detto Filippo Focardi, e cioè il fatto che questa situazione che si crea alla metà degli anni 50 in qualche modo è anche un viatico per un mito che si formerà negli anni 50, 60, 70, 80 fino alla fine del secolo sull'unica colpevolezza su tutte le vicende della Seconda Guerra Mondiale, quella tedesca. La memoria viene in qualche modo annullata, il collaborazionista davvero diventa un convitato di pietra che non viene più evocato, per cui solo i tedeschi hanno rappresentato l'organizzazione che ha creato Shoah, schiavitù d'Europa, negazione d'Europa, come diceva De Rosel, e i loro volonterosi carnefici, c'è un testo più che noto, ma non i volontarosi carnefici tedeschi, ma quelli di tutti i paesi, entrano in un oblio impressionante, preoccupante. A questo oblio si aggiungono le altre, e vado sulla conclusione, giuro, ci sono ancora quelle. E ci sono almeno altre vie di fuga vere e proprie dei collaborazionisti che non incappano nella diciamo punizione barra giustizia. Ovviamente quella che potete già intuire è la via di fuga stricto senso, quindi i tre sistemi di fuga che le varie collaborazioni europee, segnatamente quelle dell'est, ma anche molte collaborazioni franco-belghe, utilizzano, ovvero sia le rat lines, anzi in ordine diciamo prima le vie di fuga organizzate dallo stesso regime nazista, la Die Spinne, la Brüderschaft e la Odessa, che sono le tre principali, il Rango, la Fratellanza e l'organizzazione degli ex SS, che garantiscono attraverso personaggi come Guderian, Scorzelli, Oettl, la fuga verso, badate bene, una linea che è più o meno sempre la stessa, ovvero sia Germania, Austria, Tirolo, Italia, Spagna, Argentina. Anche se per quanto riguarda la prima di queste tre organizzazioni la linea è più che altro Brema, Bari e Cairo, sono le due, ma la principale è sicuramente quella che raggiunge un'Argentina di però che accoglie a braccia aperte circa 25-30 mila tra croati, ucraini, qualche francese, 300 italiani sembra, 344 italiani, ma non si capisce se vadano per lavoro o vadano perché hanno dei problemi, sono i 344 latitanti, secondo alcuni sono tutti. E la seconda via è quella più, diciamo, delicata, perché riguarda un po' temi che abbiamo affrontato ieri, è la cosiddetta Klosterberg, cioè la via dei conventi. Qui abbiamo un impegno, certo non delle altre autorità, esplicitamente delle altre autorità vaticane, ma ci sono diversi prelati, anche di una certa, diciamo, rilevanza, che in particolar modo questo monsignore, che fosse il personaggio principale, Draganovic, che ha lavorato per molto tempo con Stepinac, e lui è effettivamente uno dei principali, insieme a un paio di vescovi austriaci, organizzatori di quello che si può essere definito anche carità cristiana, ma di certo quando si tratta di antepaveli c'è una carità cristiana che sicuramente vede anche oltre, vede forse in una militanza, in un oltranzismo vaticano, verrebbe da dire quasi, come c'è l'oltranzismo occidentale, utilizziamo degli strumenti necessari per ripristinare la rete, chiamiamola Intermarium, che era stata costruita già nel 19, di arginamento politico e culturale cattolico di un'eventuale avanzata bolscevica da est. In questo modo si formano effettivamente delle chiamiamole stazioni di posta che accolgono diversi esponenti del collaborazionismo, alcuni dei quali come Marcel Déat, condannato a morte in contumacia a Parigi, morirà in Italia, lui morirà nel 55 a Torino in un convento di suore, altri come appunto Pavelic, Leon Degrelle, che peraltro utilizza entrambi i canali di fuga, quello di Odessa e la via dei conventi, e giungeranno lui in Spagna e il croato in Argentina. La terza via di fuga è quella delle rat lines alleate. Qui il problema è complesso, è un problema che è stato affrontato
raccontato recentemente da alcuni storici, cito per esempio da Hitler Shadows con i documenti della CIA e dell'OSS, una parte del collaborazionismo viene in qualche modo aiutato, viene perseguitato, viene colpito, diciamo, dalle indagini di uffici dell'OSS e anche dell'MI6, un'altra parte, quello forse meno visibile, meno noto, viene favorito. In particolar modo abbiamo investimento su personaggi che possono diventare utili per un'eventuale operazione di disturbo, forse addirittura di guerriglia, di Maki nell'Unione Sovietica. Bandera in Ucraina, i collaborazionisti baltici, le croci di tuono, i lupi d'acciaio, anche in qualche modo i fratelli della foresta, che sono forse quelli un po' più a metà tra l'ex collaborazione, la collaborazione e la resistenza contro tutti, i crisari in Croazia. Insomma, investiamo nel collaborazionismo come possibile strumento di guerra fredda. Insomma, potremmo citare Giulio Valerio Borghese, che si consegna a Angleton dell'OSS in Italia, che peraltro è un tema questo confermato dallo stesso Borghese e dai suoi agiografi. Non parliamo poi delle memorie di De Coltin, che parla esplicitamente di rapporti tra la Regia Marina e la Decima Master, arginare l'eventuale sortita jugoslava sul confine orientale. E, insomma, alla fine diventano non presentabili ma utili strumenti. Attenzione, non si pensi che nell'Europa dell'Est questo tema non sia presente. È vero, vengono compiute delle punizioni molto vaste nel periodo tra il 44 e il 45, segnatamente in Ungheria, ho già citato la Jugoslavia, ma è altrettanto vero che tutta una serie di solerti funzionari, e lo dico con le virgolette aperte perché si tratta spesso di inquisitori, si trasformano, qui c'è da citare l'House of Terror, il museo di Budapest, perché ed è un museo molto discusso, che a me non è piaciuto proprio per il rapporto che ha tra il vecchio collaborazionismo delle croci frecciate e poi il regime comunista, troppo spazio al secondo, uno spazio totalmente nullo a un regime che in pochi mesi ha mandato a morte 400.000 ebrei, uno dei più efficaci, efficienti in questo senso dell'Europa nazista. All'interno di quel museo c'è un manichino che è vestito con una doppia uniforme tagliata a metà, gira su una pedana ruotante, ha l'uniforme delle croci frecciate nera con la camicia verde, e poi il manichino girando fa vedere l'uniforme della guardia, come dire che lo stesso personaggio si è trasformato. Cosa probabile, molto probabile, e qui vado alla conclusione, mi riallaccio anche a quello che ha detto uno storico americano, e cioè Patrick Cohen, che in un bel lavoro sul cetnicismo racconta, cioè ha un'intuizione che secondo me è significativa, ovvero sia che quando nel gennaio del 45 Tito promulga, prima delle punizioni, l'ultima amnistia, rivolgendosi ai domobrani croati, ai domobranzi sloveni, ai cetnici, ai nediciani serbi e alle altre formazioni collaborazioniste jugoslave, questa amnistia viene accolta da un numero piuttosto elevato di ex collaboratori. Parliamo di una cifra che secondo Cohen è superiore ai 15.000, i quali si inseriscono all'interno dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo, vengono accolti perché la guerra continua. Cohen dice, ma potrebbe anche essere questa una lettura per comprendere come i mostri del passato, il nazionalismo che era presente nella cultura grande serba, grande croata, ma a questo punto potremmo dire anche grande ungherese, grande baltica, grande ucraina, in qualche modo si sia riciclato e si sia camuffato tanto quanto hanno fatto i collaboratori in Occidente anche nei sistemi orientali. Si capirebbe meglio come mai nel 1989, con quell'idea di Kosovo di Milošević, cioè andiamo nel Kosovo, quell'assemblea popolare non era permeata da labari e bandiere del Partito Comunista, della Lega Comunista Jugoslava, ma era diciamo in qualche modo impreziosita di ritratti dei collaborazionisti più estremi, dagli Ottici a Nedić, del periodo precedente. Ecco, quindi per concludere, fenomeno carsico dovuto a che cosa? Dovuto a una
punizione immediata a cui è seguita una amnistia forse troppo rapida per le evidenti esigenze di guerra fredda e non solo, anche per ricostruire l'economia nazionale. Il 2% dei collaborazionisti economici belgi viene condannato e poi amnistiato, gli altri vengono tutti, non vengono neanche rinviati a giudizio. E poi il riutilizzo in guerra fredda da parte degli estranei schieramenti e una disattenzione forse di una storiografia, ma anche di una classe politica che troppe volte ha dimenticato un tema fondamentale, uno snodo fondamentale del Novecento europeo, che è quello della collaborazione, e tutto questo forse ci ha portato oggi a assistere a un ritorno di un nemico che evidentemente, un nemico della libertà, della democrazia, che evidentemente è stato sconfitto, ma non è morto. Grazie.